Venerdì 22 luglio prossimo a Sottomarina sarà organizzata una grande simultanea di scacchi dal Circolo Scacchistico Clodiense con il giovane grande maestro Lorenzo Lodici che affronterà in contemporanea 30 giocatori. Lodici, Chiogiotto, studente di ingegneria all'Università di Padova, è uno dei più brillanti scacchisti italiani e ha vinto il campionato nazionale assoluto nel 2018. Presentazione, arbitraggio e commento saranno affidati all'arbitro internazionale Renzo Renier. Dal 28 luglio prossimo Lodici parteciperà come titolare alla squadra nazionale italiana alla 44esima Olimpiade di Scacchi che si terrà in India nella città di Chennai, dove saranno presenti 186 paesi. Il circolo scacchistico Clodiense organizza corsi per ragazzi e per adulti ora nei mesi estivi. L'attività scacchistica si svolge in spiaggia sottomarina, ai Bagni Canarin. Tutti i giorni dalle 15:30 alle 19:00 un gruppetto di soci del circolo si dilettano in partite amichevoli in lampo o semilampo anche con i turisti. Il sabato pomeriggio invece sono organizzati tornei semilampo con partite della durata di una decina di minuti ciascuno, che riscuotono un ampio consenso. Dopo una pausa di 2 anni, nei giorni del 30 settembre 1 e 2 ottobre 2022, si terrà il 15° Open internazionale di scacchi Città di Chioggia, nelle sale dell'Hotel Metropol a Sottomarina. Si giocheranno il torneo magistrale, il torneo principale e il torneo per gli esordienti. È prevista una prestigiosa partecipazione di grandi maestri, maestri internazionali, maestri nazionali e varie categorie nazionali, con oltre 100 giocatori provenienti dall'estero, dalle diverse regioni italiane, oltre che dal Veneto.